Sì, grazie Presidente. A 2 settimane dallo scioglimento delle Camere, convertirete oggi definitivamente questo decreto, che, stando al titolo, dovrebbe contenere disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, ma che di fatto è un rattoppo, fatto anche male, di norme già precedentemente varate. Insomma, l'ennesima occasione persa di fare qualcosa di utile per il Paese. Parto quindi la mia disamina su questo decreto da una questione che riguarda la mia regione. Siamo all'ennesimo provvedimento che si occupa delle questioni veneziane, o meglio, che va a rimodellare le precedenti norme, varate in modo frettoloso e poco approfondito, e che anche per questo stanno dimostrando tutta la loro lacunosità e pericolosità. Come quella sul compenso del commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, Massimo Miani. Il commercialista veneziano fu ingaggiato dal PD nel 2020 con l'allora ministra Paola De Micheli, che però non mise un tetto al suo compenso. Così oggi, dopo 2 anni di lavoro che non hanno portato a liquidare un bel nulla, Miani chiede, tabelle alla mano, quanto gli spetterebbe per legge: 5 milioni di euro. Una cifra pazzesca se pensiamo che i cittadini hanno già pagato per le ruberie del MOSE oltre 6,4 miliardi di euro. Ma anche il compromesso raggiunto con la modifica approvata al Senato per mettere un tetto di 1 milione di euro al suo compenso è per noi inaccettabile, visto il contesto e visto che il commercialista ha sempre sostenuto di lavorare gratis per la sua città. Ricordo inoltre che ormai 2 anni fa, con estrema urgenza da parte del Partito Democratico, in eterna rincorsa al sindaco Brugnaro, fu istituita dal nulla l'Agenzia per la Laguna di Venezia. Sono passati 2 anni e l'agenzia è ancora una scatola vuota, tanto era urgente, perché vi siete incartati sull'unica cosa che vi interessa, chi deve occupare tutte quelle nuove e comode poltrone. E intanto i problemi non si risolvono, anzi si moltiplicano. Ad esempio, in questo decreto permettete finalmente a qualche nave di sbarcare a Chioggia. Benissimo, era una richiesta che vi facevo da anni, ma vi siete fermati lì. Non vi importa se intanto gli operatori e il mercato trovano altre vie per sopravvivere e innescano problemi ancora più gravi per l'ecosistema lagunare, come nel caso della nave da 94.000 tonnellate che solo qualche giorno fa si è fermata fuori dalla laguna per sbarcare migliaia di turisti sui lanzoni che li hanno condotti a Venezia. Quindi, nonostante i vostri annunci trionfalistici, a Venezia continua l'invasione di turisti mordi e fuggi e l'aumento dei mezzi circolanti in laguna ha peggiorato il problema del moto ondoso e con esso l'erosione delle rive e delle fondamenta della città. E in mezzo ai tanti problemi che affollano la laguna, qual è il vostro maggior dilemma? Chi deve presiedere l'Agenzia per la Laguna e togliere ai piccoli proprietari la possibilità di affittare ai turisti la loro casa e magari unica fonte di reddito? Anche sul fronte del trasporto pubblico locale, il governo non riesce a dare più della mancetta, ma con l'aumento dei prezzi dell'energia, delle materie prime e all'impoverimento conseguente a 2 anni di pandemia, è a rischio il diritto alla mobilità di milioni di cittadini. Servirebbero dunque misure coraggiose, come quelle introdotte negli ultimi mesi in Germania e Spagna e proposte anche in un emendamento di alternativa. Ci sono diversi stati, anche europei, che da tempo hanno introdotto la totale gratuità per i mezzi del trasporto pubblico locale, con innumerevoli benefici. Questo governo invece è riuscito a dare solo incentivi spot di importi ridicoli, che vengono esauriti in poche ore, a conferma della sua totale mancanza di visione in tema di politica dei trasporti. Per non parlare poi del problema delle botticelle, sono 5 anni che cerco di far approvare proposte per risolvere la questione e sono sempre state bocciate. E ora vorreste lavarvi la coscienza e affrontare la campagna elettorale con l'approvazione di un ordine del giorno che impegna un governo che non c'è più? Ma quello che non poteva certo mancare nell'ennesimo decreto, tanto più se di fine legislatura, del governo del divide et impera, era qualche misura in materia di emergenza Covid, un'emergenza che ormai da mesi sembra esistere solo nel nostro paese e in Cina, circostanza che si commenta da sola. Con questo decreto prorogate ancora una volta l'obbligo dell'uso delle mascherine sui mezzi pubblici, quando a 2 anni e mezzo dall'inizio della pandemia non è stato prodotto un solo articolo scientifico che dimostri un significativo vantaggio nell'uso delle mascherine sulla circolazione del virus. Addirittura gli studi che sono stati fatti in ambito scolastico hanno dimostrato che l'uso della mascherina non influenza in alcun modo i contagi, ma anzi può avere delle ripercussioni anche gravi sulla salute di chi le usa, soprattutto per soggetti fragili e soprattutto in ambienti molto chiusi come quelli dei mezzi di trasporto, dove i livelli di CO2 sono già altissimi e l'uso della mascherina li aumenta ancora di più. Posto quindi che questo assurdo obbligo non è scientificamente giustificabile, è evidente che il vostro obiettivo è solo quello di mantenere il clima di paura che avete instaurato nel Paese con il Covid, anche grazie al determinante contributo dei mezzi di informazione, che ha generato divisioni, incomprensioni e ha sgretolato la comunità di questo Paese.
Ritornando al tema delle infrastrutture, il governo Draghi non si è sicuramente distinto dai precedenti. Nonostante il fallimento della stragrande maggioranza delle opere pubbliche che fino ad oggi si sono servite di una struttura commissariale, la strategia di questo governo per gestire le infrastrutture del Paese è stata quella di nominare una valanga di commissari con relativi compensi. Ma molte delle opere commissariate non sono neppure iniziate, alcune non hanno neppure un progetto e per altri in cantieri sono fermi per serissime indagini della magistratura. Fatta eccezione per il ponte di Genova, ricostruito in tempi record, ma se il caso Genova deve fare scuola, l'unico insegnamento che può dare è che per accelerare la realizzazione di un'opera pubblica non servono i commissari. Le risorse per le opere pubbliche e gli interventi normativi dovrebbero concentrarsi quindi prioritariamente sul riformare la governance degli appalti, a partire dallo stato di arretratezza delle stazioni appaltanti e dalle richieste dei committenti. Le prime che indicano gare solo se costrette, prive come sono di professionalità e di esperti in project management. I secondi che non hanno vincoli economici, tanto poi ci pensa il bilancio dello Stato. Per la TAV italiana, ad esempio, il costo per chilometro è triplo di quello del resto d'Europa e non sono neppure chiari gli obiettivi che si vogliono raggiungere. La frammentazione delle competenze, il quadro normativo complesso e le valutazioni di impatto ambientale non frenerebbero le opere se la progettazione fosse di qualità, se fossero coinvolti i cittadini interessati e se i controllori non fossero anche i controllati. Basterebbe agire seriamente su questi semplici punti per dare un'accelerata alle infrastrutture di questo Paese e invece anche con questo decreto si preferisce continuare con le deroghe e la distribuzione di poltrone. Anche in materia di concessioni autostradali con questo decreto si è persa l'ennesima occasione di mettere ordine a un sistema troppo sbilanciato a favore dei concessionari, come ben dimostra la vicenda ASPI. Dopo la tragedia del Ponte Morandi si è voluto far credere all'opinione pubblica che il governo avesse punito i responsabili del crollo. Invece l'accordo chiuso tra la holding Atlantia e il governo Draghi, bastonato anche dalla Corte dei Conti ma festeggiato da tutta la stampa di regime, è andato tutto a favore del primo, accollando circa 3 miliardi di oneri compensativi e 21 miliardi di investimenti da fare sulla rete ai contribuenti, che pagherà Cassa Depositi e Prestiti tramite nuovi e ulteriori aumenti dei pedaggi. Mentre i fondi speculativi Salvatori della Patria, Macquarie e Blackstone, che fanno parte insieme a CDP della nuova ASPI a maggioranza pubblica, potranno dormire sonni tranquilli, avendo ricevuto da Draghi la garanzia di un ritorno pari almeno al 10% del capitale investito. Ma con i concessionari autostradali questo governo ha dato davvero il meglio di sé. La holding della famiglia Benetton è riuscita addirittura ad incassare, grazie alle sue radicate amicizie nei ministeri, ben 1 miliardo di euro per il calo di traffico avuto nel periodo dell'emergenza Covid, nonostante da convenzione il rischio traffico fosse a carico del concessionario e nonostante per tutte le aziende normali fossero previsti dei parametri per accedere a questi indennizzi in cui ASPI non rientrava assolutamente. E in ogni caso, per legge, l'indennizzo Covid massimo per ogni azienda non doveva superare i 150.000 euro. Ma come per magia la regola non si è applicata alla holding dei Benetton, che così si è incassato questa cifra da record. Alla faccia di tutte quelle aziende che hanno dovuto chiudere e che non hanno ricevuto un euro di indennizzo e si sono dovute pure pagare i pedaggi per poter lavorare. L'Italia è da anni preda di raid stranieri, che si sono però intensificati con l'ex banchiere al comando, in particolare nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Nel mirino non solo Atlantia, ma anche ITA, quel che rimane nella nostra compagnia di bandiera, e poi TIM con la sua importantissima rete, ILVA, SNAM, Terna, Italgas e anche il Banco BPM. Tutti i settori strategici che grazie alle manovre del commissario liquidatore Draghi rischiano di essere tolti per sempre al controllo del nostro Paese, indebolendoci e impoverendoci sempre più e in maniera irrimediabile. Un altro capolavoro targato governo degli autotitolato si migliori è quello che sta succedendo ad Italia Trasporto Aereo. Dopo aver investito quasi 4 miliardi di euro solo in questa legislatura per rimettere a nuovo la nostra compagnia di bandiera, il governo Draghi prospettava di svenderla al miglior offerente. Di offerte ne sono arrivate varie, ma per tutti questi che vengono dipinti come eroi salvatori della patria, pronti ad accollarsi una società priva di prospettive, è fondamentale che il governo si faccia da parte il prima possibile. Anche nel caso ITA è quindi una fortuna che l'esperienza di questo governo si sia conclusa prima che si concludessero accordi irrimediabili per le sue sorti. La speranza, seppur remota, è che il nuovo governo che si insedierà ad ottobre abbia la lungimiranza di capire che nel paese, che è la meta turistica più ambita al mondo, che è tra i principali esportatori mondiali di manifatture e agroalimentari di qualità, nonché settima potenza industriale mondiale, una compagnia aerea di bandiera, un asset strategico da tenersi stretto. Il governo Draghi, inoltre, non ha mosso un dito contro lo strapotere delle compagnie low cost, ottenuto a suon di contributi pubblici che gli hanno permesso di diventare i principali player del mercato aereo nostrano. Non solo, ha rimpolpato di capitali pubblici la nostra compagnia di bandiera con il sole dichiarato intento di regalarla a qualche grande gruppo straniero e con essa l'intero mercato delle rotte sul nostro paese. Concludo.
Questo decreto conferma la completa mancanza di visione politica in ambito trasporti e infrastrutture di questo governo e del Parlamento che a Camere sciolte ancora lo sostiene. È un guazzabuglio di deroghe, spesso pericolose, e norme spot che non hanno nulla a che fare con le necessità e le urgenze dei cittadini. Annuncio quindi il voto contrario di Alternativa. Grazie.